Con questa guida vedremo insieme come poter ottenere appunto quest'arma di Pineas. Dovremo andare appunto al suo laboratorio dopo aver ovviamente ottenuto la quest. Lo potremo selezionare appunto dal computerino di bordo e una volta raggiunto il pianeta potremo appunto scendere dalla nave. Vi posso consigliare anche di scendere eventualmente senza un equipaggio, tanto non ci saranno nemici da affrontare, ma semplicemente dovremo andare al punto verde che ci viene indicato nella mappa, per poi entrare effettivamente nel laboratorio di Pineas. In questo punto potrete notare appoggiata sul tavolino che sarebbe il raggio di miniaturizzazione. Quest'arma è un'arma scientifica e pertanto è molto buona e molto forte, quindi il suo danno aumenterà se abbiamo una buona build che si basa appunto sulle armi scientifiche, mentre se avremo un personaggio che non è incentrato su questa build non otterremo ovviamente gli stessi effetti, però è molto carina perché è un'arma unica e ci permetterà appunto che con il suo raggio di rimpicciolire i nemici, quindi faranno anche meno danno e nello stesso tempo danneggiarli. Quindi con una buona build bilanciata, anche se abbiamo ad esempio un companion che è specializzato in questi rami, potrebbe essere veramente un'ottima arma da utilizzare nelle nostre battaglie. Comunque, pur sempre molto simpatica. Per questa guida, ragazzi, era tutto. Io spero che vi sia tornata utile. Se avete qualche dubbio, volete qualche chiarimento, ovviamente rimango a disposizione sotto i commenti del video. Per il resto vi invito ad iscrivervi lasciando un bel like a questo video e attivando la campanellina per non perdere le prossime notifiche video in uscita sul canale. Ci vediamo in live streaming come sempre stasera alle 21. Alla prossima, ciao ragazzi, bella!